Qui siamo sul Reale Prella. Sembra da vedere un banale piccolo reale. Questo tratto di reale lungo 300 metri è stato ricreato ex novo con un progetto nell'ambito dell'infrastruttura ecologica del Laveggio. Questa è una delle 29 misure che è stata realizzata nei 10 anni da quando il WWF nel 2013 ha lanciato questo progetto. Ed è una delle misure più impegnative, ma che sicuramente dal punto di vista ecologico porta un grande plusvalore, perché permette di collegare il fiume Laveggio e le sue zone pregiate, addirittura di importanza europea, qui sotto, per la presenza di rana di lataste, gambero dei piedi bianchi, testuggine palustre, lampreda di ruscello. Questi animali si spostano e hanno bisogno proprio dell'infrastruttura ecologica, quindi dei corridoi dove poter migrare. E qui, per esempio, sono stati anche trovati degli individui di testuggine palustre che si riproduce qui sotto, segno che da qui si muove, va verso, per esempio, la palude di Prato Grande, che è appena oltre. E quindi questo è un importantissimo corridoio ed è proprio lo scopo di questo progetto dell'infrastruttura ecologica del Laveggio, quello di ripristinare gli ambienti e collegarli tra di loro, perché se non sono collegati, se restano isolati, la biodiversità la perdiamo comunque. E questo è tra i pochi passaggi, oggi come oggi, che permette a molte specie di migrare dal Monte San Giorgio, che vediamo qui alle mie spalle, al Monte Generoso, che è tutt'altra parte. E proprio tra qualche settimana inizierà la 30ª misura di questo progetto, proprio qui a pochi metri, che è un sottopasso alla strada che collega Mendrisio alla dogana di Bizzarone, che è estremamente frequentata, e quindi ricollegheremo, completeremo questo corridoio ecologico. Tutto l'intervento è costato circa 1 milione di franchi. Ecco, quello che voglio mostrarvi è dove transitava il fiume, il Reale Prella, fino a un anno fa. Era in questo tubo, vedete le mie spalle, e oggi è stato aperto questo passaggio ed è stato creato questo ponte che permette al Reale Prella di deviare da quello che era il suo vecchio argine a quello nuovo. In questo punto si vede molto bene il punto dove il Prella intubato usciva e tornava a cielo aperto nell'alveo originale e il nuovo alveo creato l'anno scorso con i lavori di rinaturazione. E soprattutto ci vuole anche chi crede in queste opere, che finanzia, come il Dipartimento del Territorio, i comuni tramite il consorzio, in questo caso la fondazione Blue Planet, Virginia Bürgert, e anche Tio 20 minuti, che ha contribuito.